a Palermo per la gara verità. Stasera il Pescara si gioca il tutto per tutto nello scontro da dentro o fuori contro il Rosanero. Per il Delfino prima della pausa di Natale sarà l'occasione per rimanere aggrappati al treno salvezza. Lo farà senza lo squalificato Verre, espulso domenica col Bologna, e Pepe ancora infortunato. Ma i biancazzurri saranno privi anche di Alberto Aquilani. Il colpo estivo della campagna acquisti dirà addio all'Abruzzo appena si aprirà la finestra invernale di mercato. D'altronde la scintilla non è mai scoccata con l'ex Roma, Juve e Milan, così come con Ray Manai, anche lui tornato a casa a causa sintomi influenzali, ma sul piede di partenza proprio perché finora non ha mai convinto. E allora Oddo avrà scelte praticamente quasi scontate per stasera, con Gyomber e Campagnaro centrali, Zampano e Biraghi sugli esterni, Brugman regista, Memushai e Cristante a dargli manforte, Benali e Caprari alle spalle di Pettinari. In casa Palermo Corini ha ancora qualche dubbio, ma dovrebbe varare un 3-4-2-1, difesa a 3 con Cionek, Goldaniga preferito al rientrante Gonzales e Andjelkovic. In mediana Alisami e Rispoli esterni con Iaiolo e Gazzi, diga centrale. Corini non dovrebbe rischiare dall'inizio Trajkovski, che ha risolto il match di Marassi domenica sera, e allora lascerà uno dei due posti dietro a Quaison, che partirà dall'inizio proprio al posto del Macedone. Oltre a lui Bruno Enrique a supporto di Ilia Nestorovski, autore già di 7 gol al primo campionato in Italia. Il Pescara Palermo non ha mai vinto, in 20 confronti 12 successi siciliani e 8 pareggi, ma stasera per il Delfino non ci sono alternative. Vincere per regalare e regalarsi un Natale migliore di quello che sarebbe se la serata del Barbera dovesse rivelarsi ancora una volta amara.